Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del confronto tra i collaboratori di giustizia Giovanni Brusca e Gioacchino La Barbera. È un'udienza del processo d'appello a Calogero Mannino, che è uno straccio sulla presunta trattativa Stato-mafia, che si è tenuta lunedì 14 gennaio 2019 a Palermo. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video. Mettete like ai video e lasciatemi un commento. In questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il fallaggio. Quando siamo, possiamo, allora vogliamo chiamare e verificare nei siti riservati che presenta. Buongiorno. È presente Brusca Giovanni nel sito riservato? Buongiorno dal sito riservato, il Brusca è in una stanza attigua, in quanto a noi risulta come test e lo facciamo entrare quando ce lo dice. Sì, lo può far entrare perché dobbiamo procedere a un confronto, quindi deve rimanere sempre collegato nel corso di tutta l'udienza. Va benissimo, 15 secondi e dentro. Sì, perfetto. Chiamiamo anche l'altro sito riservato dove dovrebbe essere presente la Barbera. Buongiorno Presidente, dal sito riservato 2 è presente il signor La Barbera Gioacchino, nato Altafonte, Palermo il 23/11/1959. Sì, anche non è presente l'avvocato? Sì, Nisticò, vero? Sì. Ora faccio... Dal sito riservato... Signor La Barbera, un attimo, innanzitutto... Il collegamento con il sito riservato dove si trova il Barbera deve rimanere attivo anche quando noi procediamo a sentire il Brusca, perché è un confronto, quindi devono l'uno interloquire sia pure a distanza con l'altro. È chiaro? Bene. Ok, va bene. Poi signor La Barbera, si vuole accomodare un attimo al microfono? Sì, buongiorno. Sono presente, eccomi. Ascolti, buongiorno. Siccome il suo difensore non è presente né qui nella nostra aula né nel sito riservato dove si trova lei, lei acconsente a sottoporsi al confronto con un difensore che nominiamo d'ufficio, che reperiamo? Sì, signor Presidente. Va bene, allora un attimo che cerchiamo un difensore, vediamo se c'è innanzitutto un difensore prontamente reperibile. Sì, veniamo. E fate presente di che si tratta, ovviamente. Invece per il Brusca è presente il difensore lì nel sito riservato? Sì, è presente sia il Brusca che il suo difensore di fiducia, avvocato Fiormonti Manfredo. Va bene, grazie. La Corte si chiede, nell'attesa, ci sovviene un dubbio. Nei confronti di Brusca la sentenza è divenuta irrevocabile, anche perché c'è stata una pronuncia di prescrizione da quello che... Anche lui è un test assistito o ha altre pendenze? Perché questo è un elemento, diciamo, anche questo da verificare. No, l'ultima volta non poteva essere, non era stato sentito esattamente come imputato, ma siamo a maggio. La sentenza è divenuta irrevocabile successivamente, perché questo è un elemento essenziale per eliminare. Chiediamo a lui se ha pendenza.
Forse sì, dico, non lo possiamo. Signor Brusca, si vuole avvicinare al microfono cortesemente. Anche c'è il difensore. Sì. Sì, pronto, buongiorno Presidente. Buongiorno, le chiediamo anche al suo difensore, poiché lei viene nuovamente risentito nel procedimento stralcio di quello madre in cui lei è stato imputato, cosiddetto strattativa, e la sentenza nei suoi confronti è divenuta irrevocabile. Poiché noi abbiamo un problema di qualificare la sua posizione oggi come imputato in un procedimento connesso, ovviamente parlo in termini tecnici più per il suo difensore, mi permetto, ovvero come teste assistito. Lei ha altri procedimenti allo Stato pendenti? Sì, allo Stato solo e esclusivamente una misura di prevenzione personale, non ho altro. Quindi solo misure di prevenzione, procedimenti penali in senso, diciamo... No, niente. Allo Stato, che io sappia, no. Sì, lo assiste sempre l'avvocato Fiormonti? Saletta è presente. Sì, avvocato Leccio lo conferma... Sì, Presidente, buongiorno. Cioè, solo una misura di prevenzione personale. Ho capito, quindi dobbiamo sentire anche il Brusca come test assistito, va bene. Va bene, grazie. Attendiamo un difensore d'ufficio e cominciamo. E casomai chiamiamo il call center. Io prima. Chiamiamo il call center. Ma intanto, volevo avere conferma dai due siti riservati se quando io ho interloquito con l'uno o con l'altro sito si percepiva anche quello che avveniva alternativamente, diciamo. Cioè quando io parlavo col signor La Barbera, Brusca poteva sentire, così almeno cominciamo a fare questi adempimenti. Sì, sì. Perfetto, e lo stesso per il La Barbera? Sì, sì. Va bene, ok. Ci siamo? Ah, perfetto. L'importante è che abbiamo una notizia positiva. L'ho capito, me ne rendevo conto, però dico, sono i due collaboratori che si devono mettere a confronto. Spiegandolo. Ah, stiamo... Vabbè, attendiamo. Va bene, attendiamo una volta che abbiamo trovato. Allora, signor La Barbera, il suo nome, avvocato? Sì, lo scusi, ma presidente... abbiamo rintracciato un difensore d'ufficio prontamente reperibile. Se parla al microfono, avvocato. Dice il suo nome. Sì, buongiorno. Avvocato Giuseppina Scrudato. Avvocato Giuseppina Scrudato, le nomino d'ufficio e possiamo iniziare. Allora, sia per il collaborante Brusca, sia per il collaborante La Barbera, faccio presente che siete oggi sentiti come testi assistiti, quindi non avete l'obbligo di diciamo, sottoporvi all'atto che stiamo compiendo. Perché abbiamo accertato anche attraverso le vostre dichiarazioni che tutti i procedimenti penali a vostro carico sono ormai irrevocabili. Comincerei col signor Brusca un attimo per ricordare che il Brusca è stato già da questa corte, signor Brusca, sentito all'udienza del maggio 2018 e 29 maggio 2018. Volevo chiederle se lei ricorda le dichiarazioni che ha reso in quella sede.
Sì, signor Presidente, in linea di massimo mi ricordo quello che alle domande che sono state poste, a cui ho risposto. Sì, e quindi le conferma, signor Brusca, questo volevo chiederle. Totalmente. Totalmente. Poi noi abbiamo acquisito, e anche su questo le chiedo se lei ha ricordo e quindi se eventualmente le conferma, un straccio di un verbale di interrogatorio che lei ha reso dinanzi al Procuratore della Repubblica di Palermo in data 16 ottobre 2018 e che riguarda, glielo ricordo per capi, diciamo, il fatto che lei ha rilevato nella ricostruzione dell'episodio relativo al progetto di attentato nei confronti di Calogero Mannino, ha voluto dare dei chiarimenti sulla sua versione rispetto a quella di La Barbera Gioacchino. Ricorda questo interrogatorio il contenuto? Sull'attentato a Calogero Mannino? Sì. Su questo sinceramente in questo momento mi sfugge. Allora, lei ha dichiarato in questo interrogatorio del 16 ottobre 2018 che nel leggere la sentenza, perché da qui dobbiamo partire, nel leggere la sentenza che era stata nelle more, depositata del procedimento cosiddetto per semplificazione trattativa Stato Mafia, lei aveva riscontrato delle imprecisioni nella ricostruzione del fatto o quantomeno nelle dichiarazioni riportate in sentenza circa la versione che aveva dato Gioacchino La Barbera nel riferire del progetto di attentato all'onorevole Mannino, perché lei evidenzia in questo interrogatorio che non era possibile collocare nella seconda metà del 92 questo progetto, quindi settembre-ottobre a Mannino, in quanto La Barbera avrebbe ricevuto questo incarico da Leoluca Bagarella, che lei invece dice non poteva averglielo dato in quel periodo, quindi lei anticipa eventualmente la collocazione temporale di questo incarico, perché Bagarella si trovava in altra zona, quindi non poteva avere incontrato La Barbera. Ora ricorda? Sì, ricordo e posso ulteriormente chiarire secondo me. Nel frattempo ovviamente La Barbera ascolta, quindi poi perché sarà anche lei, dovrà essere compulsato sul punto. Ci chiarisca questo punto, signor Brusca, e poi passo alla Barbera. Sì, comincio con il signor Presidente, comincio. Sì, non c'è problema, Presidente. No, non c'è problema, ho capito benissimo. Il problema è Bagarella, comincio... voglio dire. Il problema che deve chiarire è Bagarella. Sì, chiarissimo. Comincio primo dal punto, nel senso che anch'io all'inizio della mia collaborazione avevo incorso in questi errori. Stiamo collocando sia questo fatto, ma anche quello del dottor Grassi e qualche altro fatto, perché io mi ricordo dopo settembre, ottobre, addirittura novembre. Io ho potuto ricostruire che i fatti non sono a quella data attraverso tutta una serie di circostanze. In particolar modo mi riferisco per esempio all'omicidio dell'ispettore Lizio, in quanto io ho coinvolto i catanesi nel dare anche loro qualche contributo affinché venissero questi signori, queste entità esterne a ritornare a trattare. C'è nulla che scendo nei dettagli, ormai conoscete tutto, no? Sì. Dopodiché, siccome io dopo l'assaggio di Capaci ho ricevuto l'ordine di cominciare a lavorare per l'omicidio, per l'attentato contro l'onorevole Mannino, e la mia persona più fidata in quel momento era
Gioia Antonino, assieme a Gioacchino La Barbera, premesso che io tutto quello che facevo, come penso che potrà testimoniare lo stesso La Barbera, prendevo ordine solo esclusivamente da Rina Salvatore e da nessun altro. Quindi tutto quello che facevo in entrata. Mi permetta di interrompere un attimo, questo che lei sta chiarendo, questo incarico che lei riceve e lei continua a ribadire dopo la strage di Capaci, lo riceve personalmente da Totò Riina o da Bagarella? No, Bagarella era un soldato sulla gerarchia, come si dice, sulla scala gerarchica, era un soldato semplice. Poi c'erano i rapporti interpersonali che poteva sapere essendo cognato di Rina. Ma come scala gerarchica io prendevo solo, anche perché discutevo con Rina, non discutevo con Bagarella, io mi andavo a sedere con Rina e con gli altri capi mandamento. E quindi quando si stabiliva con quel, dopodiché stabilito un rapporto, c'erano i rapporti, c'erano quando erano indirettamente, c'era quando venivano interposti o con Bagarella qualche volta, ma principalmente con Biondino Salvatore, che era, diciamo, quello autista, che biondo biondino in questo momento non mi ricordo. Dopodiché, signor Presidente, quando io, dopo l'attentato la riuscita di Capaci, mi incontro due volte, sicuramente forse tre, con Rina, e mi dà l'incarico di portare a termine, cioè cominciare a lavorare per l'attentato a Calogero Mannino. La prima persona che incarico, come mio di solito, perché la mia persona più fidata in quel momento era Gioè Antonino, e assieme a lui si muoveva Gioacchino La Barbera, si sono cominciati a muovere per questo portare a termine questo attentato. Sì. Sempre tramite Gioè, a un dato punto Biondino mi manda a dire di fermarsi, perché questo fermo non lo sapevo il motivo, fino a quando poi non l'ho scoperto strada facendo. E questo, diciamo, lei questo alt che riceve è anteriore alla strage di Via D'Amelio? O successivo? Sì, signor. Precedente, le spiego pure perché. Va bene, si fermi un attimo qui. Come? Sì, va bene. Ah, volevo completare, signor Presidente, ed erano altri due. Mi spieghi sì, perché? Sì, sì. Siccome una volta che io ho ricevuto il fermo di non fare più nulla, qualunque cosa io dovevo fare, mi rivolgeva a Rina se potevo muovermi, in quanto se non andavo a ostacolare o andavo a inficiare quello che erano i suoi rapporti con questi signori che si erano fatti sotto. E siccome io in quel momento stavo dando una mano d'aiuto al mandamento di Mazzara del Valle, precisamente a Marsala, nel commettere omicidi contro il clan di Zichitella, sì, siccome avevamo un problema da risolvere con uno di questi soggetti, a un dato punto, siccome si perdeva tempo per poter arrivare a questo soggetto per una serie di circostanze, avevamo deciso di utilizzare l'autobomba. Allora, per poter fare una cosa del genere, ho chiesto l'autorizzazione a Salvatore Rina. Questo fatto è avvenuto, giorno più giorno meno, intorno al 20 agosto del 1992, e che fu il giorno in cui per la prima volta Gioacchino La Barbera incontrò Salvatore Rina, e Rina in quella fase, va a dire, che non si preoccupava se morivano bambini e via dicendo, si riferiva alla guerra. Quindi io, da questi dati, più l'omicidio dell'ispettore Lizio, ho potuto ricostruire quello che è avvenuto nella metà del 1992. Va bene, grazie. Signor La Barbera, lei ha ascoltato, però io preliminarmente le devo chiedere un paio di cose. Lei, su una vicenda di un suo coinvolgimento in una preparazione non tanto di un attentato all'onorevole Mannino, ma su una vicenda sulla persona dell'onorevole Mannino, lei è già stato sentito prima la bellezza di 20 anni fa, cioè il 24 settembre del 1900, novembre, io settembre ho scritto qui, comunque nel 1997, nel procedimento che all'epoca va a carico di Calogero Mannino dinanzi al Tribunale di Palermo. Poi però lei è stato nuovamente risentito
dinanzi alla Corte di Assise di Palermo il 23 gennaio del 2014, a ricordo di questi due suoi esami? In particolare gli esami no, ma mi ricordo qual era il fatto che riguardava l'onorevole Mannino. Sì. E allora io le ricordo che lei, diciamo, dinanzi al tribunale, quindi nel 1997, dopo aver ripercorso la sua carriera all'interno di Cosa Nostra, lei parla di, una volta che capisce di essere nuovamente rientrato o essere attivo all'interno di Cosa Nostra, lei fa riferimento ai suoi rapporti con Gioè e con Biondino e parla anche, questo glielo ricordo, di avere ricevuto una, vediamo se lei ricorda, di aver ricevuto una sorta di messaggio che verbalmente avrebbe dovuto riportare al Biondino. Questo se lo ricorda? Sì, perfettamente. Ci vuole dire oggi cosa ricorda e come lo colloca, così capiamo fino a dove esiste il contrasto. Allora, lei ha sentito quello che ha detto Brusca, vero? Sì. Vediamo allora, il suo ricordo. Qual è? Allora, il mio ricordo, dopo la strage di Capaci, c'è stata una frequenza più assidua fra me e Biondino. Il quale, siccome io persona incensurata, persona più pulita, avevo il contatto diretto con Biondino. Stiamo parlando di dopo la strage di Capaci, quindi ho portato i telecomandi per la modifica che poi servivano, per il dottor Grasso, li ho ritirati. Una di quelle volte che mi sono recato, ma ripeto, tipo una volta a settimana andavo da Biondino, e una di quelle volte il Biondino mi dice di fare sapere a Bruschi e a Bagarella di andare a portare, o comunque andare a portare il vino. Io adesso mi ricordo, non mi parlava dell'onorevole Mannino, ma mi ha detto la via dove si trovava la segreteria del dottor Mannino. E da lì, parlando con i magistrati, ho collocato che si trattava la via dove io ero presidente di una cooperativa edilizia, cooperativa giovanile edilizia, era la stessa via dove c'era la segreteria di Mannino. Sì, mi scusi, mi scusi un attimo, lei sta dicendo è stato il Biondino a dirle di portare questa informazione al Bagarella? Perché nel 97 lei aveva detto che al contrario, cioè che il Bagarella mi disse di fare sapere al Biondino che il venerdì, e lei dice, non mi ricordo se me lo disse il lunedì o il martedì, fra le 5 e le 5 e mezza, prima parla il pacco, poi dice quella persona era lì in via Ventura. Perfetto, no, glielo, via Ventura. Quindi sta... siccome, ripeto, sono dichiarazioni di 20 anni fa, volevo capire se lei conferma questo che le sto dicendo io, che era Bagarella, che lei diede questo messaggio per Biondino, o viceversa come sta dicendo ora? Allora, a questo punto mi sorge il dubbio. Comunque era, io attendevo una risposta da parte del Biondino e sentendo adesso le dichiarazioni di Brusca mi sto ricordando che poteva essere la conferma al fatto che c'era stato un fermo per quanto riguarda l'attentato all'onorevole Mannino. Quindi io quella volta che mi sono recata, adesso non mi ricordo se l'ho portata perché me l'ha data Brusca o Bagarella, no, da portare a Biondino. Non comprendo la logica, ma lo vuole spiegare? Cioè, noi finora stiamo parlando di un fatto che lei dice io non sapevo nemmeno che cos'era questo vino, che questo oggi è vino, prima era un pacco, poi era una cosa. Allora, che cos'era? Sapevo solo che era via Ventura. Ho appreso solo, questo è un dato che lei anche oggi ci ha detto, ho appreso solo oggi che, cioè solo oggi ovviamente quando lei dice dopo, che poteva essere, o meglio, ho dedotto che poteva essere l'onorevole Mannino perché in via Ventura aveva una delle sedi della sua segreteria, giusto? Questo è corretto? Ora lei sta dicendo... Dottoressa. Ok, ma lei colloca tutto questo
Dopo la strage di Capaci, o meglio tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, lo colloca dopo la strage di Via D'Amelio, cioè nei mesi di settembre-ottobre, addirittura arriva di anche a gennaio poi del 93. Quindi quello che le voglio chiedere è, sentendo Brusca oggi e quello che ha detto oggi Brusca, lei ritiene di modificare il suo ricordo? Se sì, perché? Così, e poi no, allora, il mio ricordo è quello che ho già dichiarato. Oggi, sentendo le dichiarazioni di Brusca... E lo ripeta, così lo chiariamo perché non ce l'ho chiaro. Sì. Quindi chi le diede, sentendo... diciamo, chi le diede questo, come dire, questo incarico allora, di riferire, Bagarella verso Biondino o Biondino verso Bagarella, che è una cosa diversa? Beh, diverso no, perché se me l'ha data Bagarella per chiedere a Biondino, Biondino comunque mi ha dato la conferma che si può portare il vino lì in via Ventura, adesso okay. Mi è venuta la via. Vabbè. Per vino cosa intende? Cosa per intendeva? Vino si intende lei... che si poteva continuare quello che andava già, che si erano messi d'accordo da fare, vabbè. Che io non conoscevo. E questo siamo quando? Comunque. Il periodo lei lo riesce a... se siamo prima della strage di Via D'Amelio o dopo la strage di Via D'Amelio, lei questo lo ricorda? Guarda, adesso io posso confermare quello che ho detto nel 97, ma che non ricordo perché andavo da Biondino quasi una volta a settimana. Quindi se non nel di 97 più. Stiamo quindi parlando tempi... di settembre-ottobre quantomeno, quindi siamo dopo la strage di Via D'Amelio. Quindi su questo punto, a questo punto potete, diciamo, confrontarvi. Prima, un attimo solo, lei Bagarella dove lo incontrava? Allora, Bagarella l'ho incontrato sempre, lo incontravo quando era in estate a Mazara del Vallo, ci incontravamo da Gino Calabrò assiduamente, quindi siamo nel periodo che hanno fatto l'attentato al dottor Germanà, e quel periodo, anche se non era a Palermo, ci incontravamo da Gino Calabrò a Castellammare, oppure da Sinagori a Mazara del Vallo. Vabbè, quindi Bagarella, lei diciamo sostanzialmente andava lei a Mazara del Vallo a incontrare Bagarella? Certamente, sì. Va bene, allora anche su questo diciamo c'è un contrasto, quindi invito il signor Brusca, il signor Barbera, se hanno qualcosa da chiarire con reciproche, diciamo, ricordi o contestazioni, a entrare in contatto diretto. Io vorrei stare zitta qualche minuto, capire... Signor Brusca. Sì, signor Benedino. Come ma lei io... ha dichiarato, diciamo, che non poteva la Barbera incontrare Bagarella. Ora la Barbera... No, chiedo specifico, non che non poteva incontrare la Barbera, che la Barbera se ci incontrava, come ha detto lui, in particolar modo per i rapporti con il cognato, l'accompagnava da Bernardo Provenzano, che la Barbera si incontrasse con Bagarella è inequivocabile. Il rapporto del periodo del collocamento dell'attentato, siccome quella è un'attività che ho svolto io in prima persona, il mio contrasto secondo me è nel periodo, non nella frequentazione, quindi che lui abbia potuto ricevere un messaggio sicuramente da Biondino e non da Bagarella, sì, però, perché aspetti, chiedo Brusca, scusa. Però lei proprio recentemente al procuratore generale, al procuratore della Repubblica di Palermo, in questo diciamo interrogatorio del 16 ottobre 2018, lei dice allora Bagarella non gliel'ha potuto dire parlando di la Barbera, perché prima ancora di compiere la strage di Capaci se n'è andato a Mazara del Vallo. Quindi dico no, questo allora, aspetti, perché la difesa pensa di sfruttare questo elemento per potermi smentire. Siccome io la notizia l'ho vissuta che Bagarella non c'era, quindi la Barbera in quel momento solo non la poteva sapere. Ci sono tanti altri piccoli elementi. Quindi lei dice che questo però è quello meglio. Che mi è saltato per prima, diciamo, che lo ha fatto diciamo, saltare in aria, così lei dice. Quindi lei io chiarisco meglio. Allora... Chiarisca perché... Allora, Bagarella, uno o due giorni prima, tre giorni prima della strage di Capaci, se n'è andato d'alto, perché abitava ad Altofonte, quindi se è andato ad Altofonte se n'è andato a Mazara del Vallo. Sì. Oh,
Siccome l'incarico principale l'ho ricevuto io da Rina Salvatore direttamente, dopodiché ho incaricato Gioè, e assieme a Gioè, mettendolo in contatto con mio nino Salvatore, che era come metterlo direttamente in contatto con Rina e non con Magarella, che queste erano le modalità di movimento di allora, che poi Gioacchino La Barbera abbia potuto parlare con Luca Pagarella, perché eravamo un gruppo ristretto che in materia di esecuzione è un'altra cosa, ma come ordine, signor Presidente, l'ho ricevuto io, quindi non l'ha potuto ricevere Pagarella o chi che sia. Ricordo benissimo che dopo che ho ricevuto questo incarico e comincio ad avere delle informazioni, proprio da Gioè, dalla Barbera, ricevo che questo ufficio, questa segreteria, doveva essere vicino alla Camera di Commercio di Palermo, ora non mi ricordo la via dove era, che poi mi arriva da Gioè, credo pure, forse non so se pure dalla Barbera, ma da Gioè in particolar modo, perché non ci andava solo la Barbera, ci andava anche Gioè da Biondino o assieme, dipende quali erano le necessità o i bisogni, e mi arriva proprio in modo chiaro di fermarmi che c'erano delle novità che io in quel momento non ho potuto avere la possibilità di poter verificare. Questo fermo, signor Presidente, io sono non sicuro, sicurissimo, perché anch'io, come ho detto inizialmente, l'avevo collocato posticipatamente, e sono potuto ricostruirlo perché dovevo commettere, avevo avuto l'ordine, mi era messo a disposizione assieme alla Barbera, Gioia, qualche altro, di dare una mano d'aiuto ai mazzaresi nel contrasto del mandamento di Marsala. Quindi, siccome io mi sono incontrato con Rina per dire se potevo compiere un attentato con l'autobomba, perché come quella a dottor Mannino doveva avvenire con autobomba, quindi il fermo era in questo contesto, non di commettere un omicidio particolare. Per questo dico, non ha potuto ricevere l'ordine, non la discussione o qualche altro dettaglio successivo, ma l'ordine principale di commettere l'attentato. Allora, che poi tra Bagarella e la Barbera hanno discusso, questo non lo metto in discussione, era normale. Ha sentito quello che ha detto in questo momento Brusca? Sì. Ha qualcosa sì, signor Presidente, da precisare, da controbattere, da confermare? Allora, voglio ricordare, per quanto riguarda la frequenza con Bagarella, era assidua, o quasi. E voglio precisare che nel periodo che è stato ammassato Zicchitella, quindi stiamo parlando di Marsala, l'autore sono stato io e Gioè. Quindi frequentavamo assiduamente, se ne ho parlato direttamente con Bagarella, e il motivo c'era perché ci vedevamo spesso. Sì. So. È il periodo di... Ma io chiedo scusa, non sto mettendo in discussione questo. Sì. Brusca dice, non sto mettendo in discussione questo, è il periodo. La collocazione temporale di questa, diciamo, interlocuzione che lei ha su Via Ventura, chiamiamola così per comprenderci. Chiedo scusa, per fare ricordare alla Barbera, se si ricorda, o si può ricostruire benissimo l'omicidio di Zicchitella quando è avvenuto e l'attentato che dovevamo commettere contro un altro Zicchitella, che era il fratello, padre, nipote, non mi ricordo chi era, e per fare questa cosa ho chiesto l'autorizzazione a Rina, che c'era io, Sinacore, Bagarella, era un incontro avvenuto a Manzana del Vallo, che è avvenuto, se non ricordo male, il 19-20 agosto. Ha compreso, signor La Barbera, cosa le dice Brusca per puntualizzare i suoi ricordi? No, ma io confermo, signor Presidente, io sto rispondendo a lei che mi ha fatto la domanda se in estate, anche se Bagarella si è allontanato da Altofonte e abitava a Manzana del Vallo, io sto confermando i motivi perché lo frequentavo. Sì, cioè nel senso che lo frequentavo, quindi l'ho saputo, anche se poteva essere estate, questo voglio dire a lei, signor Presidente. Sì, e ora invece sul punto successivo, che Brusca le ha ricordato determinati episodi per dire, siccome lei aveva prima confermato che questa questione di Via Ventura le viene affacciata intorno al settembre-ottobre del 92, quindi ribadisco, dopo la strage di Via D'Amelio, mentre Brusca continua a sostenere e dice io me ne sono occupato in prima persona, che invece è
una questione che sorge tra la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio, quindi prima della strage di Via D'Amelio. Brusca ora le ha ricordato una serie di episodi che riguardano l'omicidio Zighittella, un altro progetto di omicidio a carico di un altro Zighittella, avvenuti di cui voi avete, diciamo, avuto un ruolo nell'estate, nell'agosto del 92, per, diciamo, aiutarlo a ricordare che la questione Mannino-Via Ventura è avvenuta prima della strage di Via D'Amelio. Non so se è chiaro, perché... Allora, signor Presidente, io le date non me lo ricordo di preciso, però la mia conferma, quello che ho sentito oggi, la dichiarazione di Brusca, visto che c'era stato un fermo per quanto riguarda l'azione dell'attentato all'onorevole Mannino, io posso dire che quando il Biondino mi dice, o comunque Bagarella mi dice di chiedere a Biondino di portare il vino in via Ventura, è la conferma di quello che dice Brusca, quindi il fermo non c'era più e dovevamo andare avanti. Posso collegarlo nei tempi, perché settembre-ottobre ci avevamo cominciato a dare da fare, che c'erano pronti i telecomandi, pronti per il dottor Grasso a Monreale, quindi siamo a ottobre, sì. Settembre-ottobre. E consecutivamente... Ma settembre-ottobre cosa? Il fermo? Lei non ha mai parlato di un fermo, questo? Quindi il fermo era precedente? No. Il fermo che ha parlato Brusca, il fermo nel senso che gli hanno detto di stare fermo per quanto riguarda l'attentato, può darsi che c'era stato prima. Poi ho avuto la conferma con Biondino di dire possiamo portare il vino in via Ventura. Quindi, diciamo, lei dice, può essere che Brusca si riferisce a un momento diverso, intende dire un fermo, e poi invece voi avete una... viene ripresa questo nell'autunno del 92, sì. Viene ripresa invece l'obiettivo Mannino, questo ci vuole dire, perché, per capire se ho compreso. Sì, signor Presidente, perfettamente come sta dicendo lei, perché io oggi, sentendo le affermazioni del Brusca, posso dire, è una mia supposizione, visto che c'era stato un fermo, poi quando il Biondino mi comunica che si può andare avanti, e siamo in una data dopo. Quindi lei però mi deve allora spiegare, è solo per chiarimento, e anche questo, diciamo, vale anche per dirigere quanto collocare quello che ha detto Brusca. Siccome Brusca ci ha detto che quando aveva avuto, dopo la strage di Capaci, l'ordine, l'input di andare avanti per Mannino, aveva coinvolto Gioè, e Gioè significava coinvolgere anche lei, lei ci esclude che di essere mai stato coinvolto in un appostamento nel verificare, diciamo, cioè in quelli che sono gli atti preparatori di un attentato che addirittura doveva avvenire con autobomba, quindi sui movimenti del Mannino nell'estate, o meglio, in un piccolo arco temporale, dopo la strage di Capaci e prima della strage di Via D'Amelio, di essere mai stato coinvolto quantomeno dal Gioè nel verificare la zona di Via Ventura o altre zone, la Camera di Commercio, anche se non sapeva l'obiettivo. Dico, al buio, perché così ci è stato detto, che poi gli obiettivi nominativamente vi venivano comunicati all'ultimo minuto. Quindi anche, cioè lei ha mai fatto, tra la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio, preparazioni di appostamenti con Gioè in queste zone, zona della Camera di Commercio di Palermo, Via Ventura o zone limitrofe? Assolutamente no, io ne parlo con i magistrati quando io sento parlare di Via Ventura, mai fatto appostamenti, mai sentito parlare dell'onorevole Mannino. Va bene. E lei conferma che nel periodo però tra la strage di Capaci e di Via D'Amelio, diciamo, era sempre con Gioè? Sempre, assolutamente, giorno e notte. Va bene, signor Brusca, ha sentito? Sentito, però io d'ora si prende un ragionamento, c'è un ritorno che, signor Presidente, c'è un ritorno che mi non... Sente male?
vogliamo... No, no, è passato, sì, sembra sì. Che sia passato. Vediamo se... Allora, può... signor Presidente, io quello che posso dire è che la Barbera fino ad ora ha detto che non aveva mai parlato di fermo e ora conferma che sia stato un fermo. E questa quindi è una piccola novità. Dopodiché no, parla di deduzione. Ma ha supposto, signor Brusca, per essere, diciamo, nel senso, diciamo, avendo sentito le sue dichiarazioni, lui dice: io a questo punto posso supporre che c'è stato un fermo, e poi io sono stato coinvolto comunque soltanto dopo la strage di Via D'Amelio. È una cosa diversa, diciamo. Non sì, l'ha sconfessata, questo voglio dire, nel senso di no, dire... No, ma io non sto contrastando, ha fatto una sua supposizione. Io non sto contrastando... No, io non sto contrastando assolutamente quello che dice la Barbera sui rapporti con Bagarella, la discussione o i messaggi o via dicendo. Io quello che capisco è un problema temporale. Siccome ha detto bene che dopo la ripresa, quando mi è stato tolto il veto di poter andare avanti, che se necessitava un colpetto per fare tornare a questi, l'obiettivo era Pietro Grasso, che come ha detto bene abbiamo ripreso settembre-ottobre del 92. Siccome prima quella data, tranne che io non ci sia qualche altro mio omonimo che gestiva la situazione, siccome la situazione Mannino l'ho vissuta in prima persona, vissuta e gestita in prima persona, e io per dovrebbe essere anche sul piano del procedere, io quando mi sono incontrato con Rina Salvatore ammazzata al ballo per chiedere se potevo commettere un attentato con l'autobomba, non era perché se potevo commettere l'omicidio con l'autobomba meno, che lui ci aveva dato carta bianca di fare sfare tutto quello a me, a Sinacori, a Bagarella, di fare sfare tutto quello che era necessario per portare avanti a termine questo fatto. Se con l'azione con l'autobomba gli poteva creare i contatti con i suoi interlocutori. E siccome il rapporto diretto avevo, diretto e indiretto, tra Gioè e la Barbera con Biondino, o quando mi incontravo direttamente con Salvatore Rina, quindi siccome i periodi, perché come ho detto inizialmente anch'io ero caduto nella trappola temporale, siccome prima della strage di Via D'Amelio, tant'è vero che dovrebbe ricordarsi la Barbera che quando fu il giorno della strage di Via D'Amelio eravamo assieme, e tant'è vero che ho detto hanno fatto presto perché me l'aveva detto Biondini e a loro non gli avevo detto nulla, sono stati presi di sorpresa pure loro. Lo ricorda signor Barbera? Sì, ma questo è un fatto, quello è un altro. Sì, mi ricordo bene. Va bene. Sì, l'ultima cosa, vediamo se... Quindi, se abbiamo ben capito, il signor La Barbera non è mai stato delegato personalmente, afferma di non aver mai avuto nessuna delega diretta da Brusca nella vicenda Mannino, perché concreta è chiarito. E Brusca chiedo conferma scusa, che Presidente, lei non ha scusa. Mai... Prego. Siccome parla di messaggio, di portare vino, non so dove, che era, dovrebbe essere un messaggio subliminale, nel senso... Cifrato. Siccome io non ho avuto mai nessun tipo di accordo cifrato con Rina o con Biondino per dirmi mi arriva questo messaggio per andare avanti, che parlavamo chiaro, quindi io non ho mai ricevuto questo messaggio e dopodiché non avevo nessun motivo di non smentirlo. Io ho ricevuto da Gioè di fermarci direttamente con l'onorevole Mannino, quindi nessun messaggio cifrato ricevuto da parte di chi che sia. Quindi due cose, quindi parlava esclusivamente con Gioè, con la Barbera direttamente della vicenda Mannino ne ha mai parlato? Incarichi ne ha mai dati? Erano sempre assieme, ma principalmente parlavo con Gioè anche per un problema di valutazione, mi ci confidavo, lo davamo. Dopodiché io questo posso confermarlo, dopodiché Gioè e la Barbera, non dico che erano sempre in simbiosi, si dividevano, non escludo che ne abbiano voluto parlare, che abbiano potuto trattare, sicuramente. Quello che dice la Barbera che comunque erano sempre assieme, giusto? Sì, 101%. Ultima cosa, per chiarire quest'altro diciamo punto, lei mi pare di avere compreso
invito il signor La Barbera a seguirmi, che La Barbera dice può essere che ci sia stato un fermo di cui io non so niente, lo apprendo ora, e però io sicuramente, siccome sono stato incaricato di portare questo messaggio nel settembre-ottobre che sia del 92, c'era stata forse una ripresa del progetto di attentare alla vita di Mannino. Lei, di questo signor Brusca, contesta questo che dice La Barbera o conferma che c'è stata una ripresa, se c'è stata, di questo progetto nell'autunno, dopo strage di Via D'Amelio, per comprenderci? La ripresa c'è stata, la ripresa c'era stata, ma con l'attentato a dottor Piero Grasso. Quindi quando mi fu detto di l'attentato a Mannino, quindi nei confronti dell'onorevole Mannino, per comprendere e chiarire. La cosa è nata dopo la strage di Capaci, secondo lei, e si è conclusa prima della strage di Via D'Amelio. Dopodiché non c'è stato più nessun, diciamo, pensiero, progetto di questo attentato nei confronti di questa persona. Gli obiettivi erano altri, come persone fisiche parliamo. Signor Presidente, io ce l'ho chiaro, perché ripeto, sono anche io, e chiudo, come già ripetuto, anche io temporalmente sono caduto, fra virgolette, nella trappola di spostare i fatti avvenuti dopo la strage di Via D'Amelio. Dopodiché io sono riuscito a ricostruire questi fatti, perché c'è stato l'omicidio dell'ispettore Liccio, l'omicidio di Zicchitella raccontato dalla Barbera, che lui ha partecipato, credo sia avvenuto i primi di agosto. Dopodiché dovevamo continuare, e siccome io ero fermo solo per gli attentati con autobomba, non di proseguire nelle azioni violente o criminali, siccome sono certo di queste circostanze. Dopodiché io ho un dubbio sul fatto del vino, che siccome con Rina avevamo una cantina sociale assieme, può darsi che magari il messaggio del vino sia arrivato, che non gli ho dato nessuno peso, ma per un fatto reale, non un fatto subliminale. Vabbè, comunque questa è la situazione. Signor La Barbera, lei ha altro da dire? No, voglio dire, quanto riguarda, la stessa cosa vale per il dottor Grasso, che io, parlando poi con i magistrati, solo da loro ho saputo che si trattava del dottor Grasso, perché abbiamo fatto, c'erano i telecomandi pronti, l'azione che era quasi da fare a Monreale, ma non conoscevo l'individuo. Questo lo porto come esempio, che non era detto che doveva sapere chi poteva essere l'individuo da colpire. Va bene. Dico, ci sono spunti che mi volete sottoporre che a me possono essere sfuggiti, perché ovviamente, dico, siamo tutti stati presenti. Va bene, allora possiamo disattivare i videocollegamenti. Ringraziamo i siti riservati. Buongiorno. Signor Presidente. Prego. Grazie, signor Presidente. Buongiorno. Signor Presidente. Sì, mi dica. L'unica cosa, se volevo sapere se La Barbera conferma l'incontro con Salvatore Rina, quando ha detto che a Sarajevo muoiono tanti bambini e via dicendo, che fu in quell'occasione quando io sono ritornato all'autorizzazione. Fino a questo momento non l'ho sentita, solo per questo, se serve. E quando lo colloca lei questo incontro innanzitutto? Il 19-20 agosto. Quindi dopo la strage di Via D'Amelio. Perfetto, che prima di settembre, che già sono sul fermo, che lo stesso menzionato dalla Barbera. Sì. Ha sentito, signor La Barbera? Sì, sì, conferma agosto l'incontro con Rina. Lo sì. Conferma, vabbè. Ok, possiamo chiudere e disattivare. E allora, grazie, a questo punto, Presidente. Come stavamo precedentemente, avvocato, la ringraziamo tantissimo. Se per voi va bene, ripeto, secondo questo programma, se riusciamo anche a concentrare la requisitoria, dico anche andando a febbraio, però ovviamente. Presidente, è un... Manca una sentenza di primo grado. C'è una requisitoria del Pubblico Ministero che è allegata all'atto di gravame, manca una risposta allo Stato argomentativa rispetto a un percorso logico-argomentativo sviluppato dal Pubblico Ministero di primo grado, che la ripropone a codesto giudice.
Io non credo che, non, che si possa gestire, affrontare la requisitoria come usualmente è corretto fare, cioè limitarsi a sviluppare osservazioni critiche al provvedimento impugnato, o se l'impugnante è la difesa, limitarsi a valutare le doglianze della difesa rispetto alla motivazione del tribunale. Qui è necessario riproporre se condivise le osservazioni del pubblico ministero di primo grado. E in questo, per queste ragioni ritengo che un'udienza non sia sufficiente. Va bene. No, no, ma noi diciamo siamo assolutamente, era una richiesta, diciamo, se era possibile. Va bene. E allora noi in ogni caso comunque dico come data per l'inizio il 25 febbraio. Poi magari dico, penso che voi a quella data avrete anche le idee più chiare su quante udienze vi servono. Tra l'altro penso anche di diciamo, rappresentare le esigenze dei colleghi. Se noi le concentriamo solo la mattina, anche facendo arrivando anche alle 14, però ascoltare per lungo tempo poi ovviamente certo. Stanca, e siccome, come lei ovviamente sottolinea, sono passaggi delicati, noi vorremmo avere un'attenzione adesso, quindi preferiremmo non fare mattina e pomeriggio, certo. Perché veniamo anche da udienze del giorno prima o del giorno dopo che invece si protraggono al pomeriggio, e quindi siamo a no? Facciamo il 25 febbraio, poi a quella data faremo un calendario a seconda delle esigenze che ci vengono sottolineate. La difesa mi aveva qualche tempo fa detto che forse in un'udienza concludeva, ma non ci sono limiti ovviamente anche per voi, diciamo, se avete necessità di... Io poi lo vedo. Essenzialmente noi scriviamo, vabbè. Poi parliamo poco. Va bene. E allora lo mettiamo a lunedì 25 febbraio 2019. La Corte vorrebbe fanno registrare la requisitoria e poi anche le conclusioni delle parti, perché poi magari diciamo avremo necessità di riascoltarle e anche trascriverle in maniera tale che è un giudizio peraltro allo stato degli atti, quindi abbiamo fatto, quindi con la fanno registrazione l'udienza. Anche voi, arrivederci. Questi dobbiamo mettere...